Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Dark Souls 3. Ebbene, ci troviamo alla prigione di Yrityl. E diciamo che... Oh, caspita, per qualche motivo quella cosa mi sembrava un mostro molto grande. E ci sono un paio di novità effettivamente di cui posso... What the f... Che cacchio di problemi avete qua dentro? Oh, mamma mia. Sarai stato tu? Sì, certo, sei stato tu probabilmente, vero? Sì. Ah, oh, mamma mia, che infarto, che... Che okay, questo episodio è cominciato alla grande, dove io letteralmente... Mi sto... Spaventando un bel po'. Più che altro non mi sono spaventato perché ah, l'urlo, guarda che cosa, oh mio Dio, gli zombie, bla bla bla. Il problema è che l'ho sentito straforte. Mi sono spaventato per questo. Wow, what the... Oh no, mollami. Mollami, siamo finiti sul Resident Evil tutto di colpo. Comunque, stavo dicendo, ci sono un paio di novità. Nel senso che ho trovato, ho farmato un bel po'. Noterete che effettivamente il personaggio è messo un pochettino meglio. Volevo farvi vedere un attimo lo stato. Ho portato la vitalità a 40. Ho farmato per un pochettino di tempo i cavalieri d'argento che c'erano. Perché vorrei aprire questa porta secondo voi? Così, giusto per farmi picchiare, no? Devo ammettere che avevo ragione. È stato molto utile farmarli perché davano un sacco di anime, soprattutto quello là con gli occhi rossi. Quello proprio dava qualche 5.000 e passa anime ogni volta che lo uccidevo. Ce n'erano 3.300 anime a botte. Quindi ho potuto farmare molto velocemente. Quindi ho potuto finire definitivamente la vitalità. Ovviamente ci sono ancora altri parametri che vorrei aumentare, tipo la destrezza, comunque la mia stamina. Oh, caspita, qualche motivo ha deciso di rotolare il mio personaggio. A parte questo, poi ho girato di nuovo tutta Norlondo, anche perché mi era stato detto che verso una statua di Gwyn c'era un muro invisibile. E praticamente non ho ritrovato questa statua, ma ho trovato una scheggia d'Estus in un punto stramega visibile. Cosa sta succedendo ai miei HP? Perché ho come l'impressione che... What the... Ah? Qualcuno mi spieghi cosa è successo esattamente qui, perché sono molto confuso. Ok, comunque potremmo proseguire quindi da qua sopra, senza essere magari buttati sotto da qualsiasi cosa urli. E questa volta lo so, effettivamente. Va bene, sì. Mi chiedo se è stato questo coso a farmi abbassare gli HP in quel modo. Anomalo. Oh, cavolo, ci sto per cascare di nuovo come un idiota. Comunque, in generale la scheggia d'Estus era messa all'interno di una cassa che era letteralmente dietro a una... cioè, dietro a una delle scalinate, quella che praticamente era letteralmente al centro, era più che visibile. Cioè, o meglio, non era proprio visibilissima perché c'era molto buio in quel punto in particolare, però onestamente non era nemmeno invisibile. Oh, ma che caspita... Scusatemi, ma che... Come si è stilata da queste parti? Ah, ecco, lancia un gas che praticamente mi... Leva vita. E non la riprendo? Punto di domanda? Chi è cosa? Perché? Che questa non è una cosa buona. Non si apre da questo lato, quindi immagino che dovrei riscendere sotto. Ah, ok, ora è tornata a posto. Ok. Basta, mamma mia, che siete fastidiosi. Quindi ho pensato, ok, adesso vogliamo proseguire sicuramente qui da queste parti. Perché alla fine siamo arrivati qua e non sarebbe il caso di cambiare il piano. Anche se, devo essere sincero, la curiosità è ancora di andare a picchiare la viverna o quello che caspita è. Lì al castello di Lothric.
Beh, intanto vediamo, spero che non sia troppo grande questa zona. Forse il problema principale di questo debuff che fanno è che non ritorni con gli stessi HP. Che cos'è quella schifezza che sto vedendo? Vedo una testa praticamente attaccata al muro. Vi giuro, ragazzi, questo luogo mi sta facendo venire i brividi. Per favore, crepa, sottospecie di Zazzamita. Non voglio sapere che cos'eri. Muori. Ok. Che strano. Letteralmente sto camminando tipo guardandomi tutti gli angoli. Sta zona è molto Outlast style per qualche motivo. Ci sono un sacco di catene sospese che possono creare anche quell'effetto tipo di qualcosa che si avvicina, che cammina piano piano e si sente. Magari. Ma qui è dove sono morto, sbaglio? O anche no. Assomiglia molto però. Di certo posso portarmi un po' in vantaggio. Scine. No, provare a picchiarmi. No! Non mi marchiare, please. Please. Muoviti. Oh no, i miei HP. Oh wow! I miei HP, please. Sono tornati? Vagamente sì. Ok, questi mob sono la cosa più brutta che abbia mai visto in vita mia. Cioè, più cattivi di così non li avevo mai visti. E ho trovato il saldatore. Ok, nice. Divertente. Oh, che cacchio è sto coso? Levati qua. Oh, mamma mia. Oh, ma che cacchio! Non l'avevo visto, basta! Oh, è un incubo questo posto. Aspetta, c'è qualcuno prima che vada a prendere quella lucertolina? E qua, Zazzamita! Ecco, lo sapevo io che c'era qualcosa. Caspita voi! Scagli di Danite, sì! E vai, finalmente posso potenziare l'arma. Nuovamente, quindi non dovrei più avere il problema di one-shottare determinati mob o comunque di three-shottare. Esattamente dove stiamo andando a finire? Osso del ritorno. Non ho ritrovato ancora le mie anime. E lì ci sono dei cosi. E qui ce n'è pure un altro. Vediamo quanti colpi servono. Ah, vabbè, sono solamente due. Io che mi stavo preoccupando. Stai a fa. Au. Tu lasci sanguinamento. Non è proprio gentile da parte tua. Se c'è una cosa che vorrei, sarebbe un bel falò. Perché devo essere sincero, non voglio rifare tutta questa strada. E soprattutto mi perderei molto facilmente. Questa è una zona che non sarebbe male da esplorare in live. Anche per farvi fare qualche risata. Aspetta, non mi ricordo se la catena è così. Così, appunto. Non sai. Se non sai che, quando colpire un mimic. Ok, questo lo chiamo cheating dalle mie parti. Anche perché sei passato da una porta più alta di te, attraverso. Scheggia d'Estus, nice. Questa non la sapevo completamente. E sapete cosa? Vorrei poter camminare attraverso quelle porte come quel mimic. Perché a volte è molto fastidioso quando ci sono posti bassi. E rischio di sbattere la testa come uno stupido. Cosa c'è esattamente lì sotto? Sembra. Sentivo dei passi, però non capivo esattamente quanto fossero vicini. Che caspita. Ok, sono troppo spaventato oggi, chissà come mai. Letteralmente qualsiasi cosa accada, sto letteralmente saltando in aria. Ok, ho schivato. Tu sei un po' troppo furbo, eh. Sente, questo qua è un gigante. Un po'
poteva andare direttamente alla Viverna. No, preferisco andare in una prigione del caspita. Ah. C'è qualche muro invisibile. Che è probabile. Spero che non si sentano troppo le ambulanze che stanno passando da molto lontane, però si sentono lo stesso. Per qualche motivo, nonostante il microfono sia eccellente. Però l'altro giorno qualcuno mi diceva, ah, si sentono le ambulanze. Cioè, questo era su Discord ovviamente, non so se poi al di fuori di Discord sia ancora così. Ok, sì, in realtà c'è questo gigante. Porca la miseria, è molto grande. Non lo voglio svegliare. Scommettiamo che si sveglierà all'improvviso e mi ucciderà. Ah, ok, era modo per tornare indietro. Cattive idee ne abbiamo? Io sì. Non so voi ragazzi, ma io ho una cattivissima idea. Oh. Ah, ecco la scala. Stavo dicendo che c'è qualche muro qua o qualcosa, una leva. Magari un sistema di autodistruzione per far saltare questo tizio. Ok. Piano stupido, in arrivo. YOLO! Oh cacchio, non l'ha colpito! Buttati di qua, corri di là, corri, corri, corri ragazzo! Piccone, ratti, eccetera. Ok, benissimo. Siamo salvi per il momento. Ok. E sottolineo per il momento, però arrivano 4 ratti. Prova la double, però. Ok, mi hanno pestato loro. Fatemi tornare indietro perché voglio un falò. Oppure datemi direttamente un falò. Non erano una canzone? Perché altrimenti l'avevo intonata meglio. Non so cosa sto dicendo perché sto crepando di paura. Sap? Questo non è un mimic. Chiave della vecchia cella. Questo invece è un mimic. Furbo tu. Che sta facendo, mio Dio? Oh mio Dio, mio Dio, no, no, no. Pure voi, no, maledizione. Fammi muovere, quindi. Fammi muovere, fammi muovere. Via. Peace. Dove caspita spuntano? Mamma mia. Questa è la prigione degli incubi, altro che... Veramente. Ok, io voglio solamente il mimic, sinceramente. Però purtroppo... Le caspita di rane... Saltano troppo. Non mi maledire, non mi maledire, non mi maledire, no. Questo mimic comunque non l'avevo mai visto. Così. Nuovo modello. Oh no. Ah, maledizione subita e one shot? What? Oh no. Oh, fudge. Ok, non c'è bisogno di svegliarlo. Shhh. Qua c'era una scala. Potevo anche usarla. Invece di prendere danno. Ok, quindi letteralmente evitiamo di svegliare il gigante. Effettivamente non pensavo dormisse e basta. Perché non l'ho fatto, non l'ho capito prima. Oh, maledizione, di nuovo voi. Ok, stavolta un pochettino meglio. E anche benissimo, quindi immagino che possiamo andare di qua. Mamma mia, stavolta aspettavo. Sei a due? Au. Ai. No, mi uccidere per favore. Te lo chiedo per favore. Te lo chiedo per favore. Curati, ti prego, perché non voglio rifare di nuovo tutta la strada. Oh mamma mia, arrivo qua per degli escrementi. Please. Solo un falò. Chiedo solo un falò. Mamma mia, c'è una stanza piena di sti tizi.
Questo posto lo sto odiando. Ma quanto non lo so. Che proviamo a salire di qua, magari trovo un falò. Pietra del torso di drago. What? Sarebbe? Aspetta, c'è un ascensore che porta sopra. Sa perché mi aspettavo sta cosa? Però sono un imbecille, probabilmente. Conveniva farlo mentre scendeva, non mentre saliva. Ok, c'è una leva? Ho come l'impressione di aver fatto una grandissima porcheria. Ah no, ok. Per un attimo ho temuto che avessi mandato via l'ascensore senza poterlo riprendere. Cioè, sembrava un po' strano, però. Wow. Ok, lama del fulmine, quindi ho trovato un altro incantesimo. Tanto per cambiare, perché ormai si trovano solo incantesimi. Mentre questo qui sale, vediamo cos'era quell'oggetto che abbiamo trovato. Potenza gli attacchi da oscurità, ma riduce l'assorbimento dei danni. Meh. Non saprei proprio cosa. Come commentare. Ah, ok. Molto bene. Quindi, se andiamo dritto di qua, dovremmo riuscire a tornare al falò. O mi sbaglio? Ancora non mi oriento, onestamente, qua. Cioè. Ah, no, siamo tornati. Qui dove c'è quest'altra cosa. Quindi, non siamo nemmeno vicinissimi al falò. Oh. Questa zona la odio sempre di più. Anzi, allora, se andiamo a salire di qua. Il problema è che poi qui bisogna uccidere di nuovo tutti sti tizi ed è molto fastidioso perché. Cioè, letteralmente. Facciamo strada. Ci arriviamo al falò. Ok, sì, però praticamente torno qui sotto con quasi quasi lo stesso numero di fiaschette. Quindi a questo punto proviamo a proseguire. E vediamo che cosa troviamo più avanti. Certo, almeno abbiamo aperto questa scorciatoia. È già qualcosa. Questa pietra del drago qua che ho trovato, che cosa dovrebbe fare? C'è scritto qualcosa nella descrizione? Caspita è buttata? Sarà da queste parti, però non l'ho vista. Non qui. Eccola qua. Tiene torso di drago e ruggito di drago. Pietra pervasa dal potere dei draghi eterni, usata in riti segreti dagli adoratori dei draghi, conferisce il torso di un drago per emetterne il ruggito. La trasformazione è irreversibile fino alla morte. Ok. Non pensavo che fossero su Skyrim o qualcosa del genere. Ok, ora questi qua. Come li affrontiamo? Ok, mi calano gli HP purtroppo. Quindi intanto devo fare così, una brace. Fino a qua ci siamo. Non sono così difficile da abbattere. Il problema è questa cosa che abbassano gli HP. Che esattamente ancora non ho capito se effettivamente è questa nube che buttano o sono proprio loro che hanno una sottospecie di aura potentissima. No, ho come l'impressione che sia la nube. Sì, è definitivamente la nube. Oh wow, per favore HP, ritornate almeno un po'. Ah. Dovevo ucciderlo e basta per fermarlo. Mi sono preso di panico perché vedevo ancora gli HP scendere e non ho notato che potevo direttamente ucciderlo e basta. E perché torno pure con meno HP? C'è una cosa. Andiamo a potenziare la nostra arma. E poi torniamo qui. Perché è diventato un po' fastidioso. E probabilmente qualcuno starà triggerando perché io non l'ho già fatto. Va bene, secondo round per voi. Inoltre, ragazzi, ho voluto rimettere un attimo l'anello della principessa, no? Come si chiama? Per il semplice motivo che
Magari poteva servirmi, visto che c'è un bel po' di strada ogni volta da fare. Mamma mia, per favore, non camminare, non ti muovere. Muori e basta, per cortesia, perché proprio non vi potete guardare voi. Comunque, l'ho rimesso per una questione che così, magari, quelle parti in cui non devo combattere, posso riguadagnare i miei HP, senza usare per forza una fiaschetta. Fermo. E così effettivamente posso stare un pochettino più tranquillo. La scorciatoia alla fine funziona più o meno. Carbone profanato. Chissà che cosa mi darà come possibilità. Proviamo a farli passare un pochettino avanti. Come non detto. Voglio allontanare per ora. Allora, proviamo ad allontanarci dal loro range visivo. Ok. Wow, che sei veloci. No, 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 non mi colpire. Please, please. Oh, ma dai. Oh, mamma mia, se sto odiando questo posto. È incredibile. Ok, ragazzi, eccoci qua. Purtroppo sono anche morto per cercare di rifare la strada molto velocemente. E quindi ho la mia conferma che in pratica questo posto non lo posso saltare a velocità completamente, perché Oh, mamma mia, li sto odiando ancora di più. Non mi stai vedendo in realtà. Dai, vai via. Ecco, bravo. Champion, attack. Ah. Ok, meno un altro. Coraggio. Veste da carceriere. Ma quanti ce n'è di ste cose? Elmo di Alva. Oh no, non mi dire che il topo cerca di passare pure la porta. No, non riesce. Ok. Oh no, si sente da dietro, direttamente al muro. Ok. Si può? Ceneri di Santos. Va bene, che è che sti costi mimico oggi? Allucinante. Ok, non so perché gli ha dato l'ultimo colpo, ma mi sta più che bene. Due scaglie di titanite, wow. Ma che è sto posto? Cioè, allora, servono 8 adesso per potenziarla ulteriormente quest'arma, giusto? Quindi, questo significa che purtroppo non so dove caspita le troverò altre 6. Però, almeno, è un pochettino più forte. È chiusa. Ci picchia. Questa zona mi sta mettendo un bel po' alla prova. Oh. Tu non dovresti stare qua, lo sai? Non so perché al solito gli abbia dato quel calcio, cosa che non doveva fare perché adesso gli ho dato il vantaggio. Lo potevo tranquillamente uccidere. Più o meno così. Potresti evitare di gridare? Anello della principessa Dusk. Tanto vediamo che cos'è questo anello. Magari mi può dare una mano. Riduce il consumo di punti abilità degli incantesimi, ma diminuisce i punti vitali. Pff. Vero, lo ricordo dal primo Dark Souls che c'era pure quest'anello ed era particolarmente stupida secondo me come cose. Cioè, sì, 20 punti abilità per sacrificando punti vitali, quando qua qualsiasi cosa ti guarda e ti uccide. Sto posto non mi piace. Grande anima di un guerriero sfinito. Ah no, così. Aspetta, sono sceso da qua oppure. No, sono sceso da qua. Capitale profanata. E come lo sapevo io che sto coso arrivava qui? Proprio come lo sapevo. Va bene. Cerchiamo di tornare full vita intanto perché non so che cosa farà l'anello.
Sembrava molto cattivo. Un gargoyle di pietra. Sì, un gargoyle di pietra, letteralmente. Cioè i pattern sono quelli. No, l'ultimo colpo, dagli. Ok. Va bene. Infine, riuscirà il nostro eroe a trovare un falò? Che letteralmente sono in capo al mondo, per non dire altro. Quello è un falò. La domanda è come si raggiunge. Cioè, potrei provare a fare un salto, ma mi sembra... Oh. Allora, momento, riflettiamo. No, è troppo lontano, a prescindere. Cioè, adesso che guardo meglio, è lontano. Per quanto vorrei prenderlo... Lì c'è una scala. Please. Non romperti. Non romperti, per favore. Non romperti, per favore. So che Dark Souls è stato creato per trollarmi, però... Ti prego, non romperti. Grazie. Oh, mamma mia, finalmente. Ok. Dove siamo esattamente? Ok, siamo sempre nello stesso... posto, tra virgolette. Oh, scheggia addosso di non morte. Sapete che cosa? Faccio un attimo un piccolo... un viaggetto verso l'altare, così la potenzio. Così potenzio l'Estus. E ci rivediamo tra mezzo secondo probabilmente, perché effettivamente quanto ci vuole a potenziarla. Va bene, quindi siamo arrivati alla fiaschetta Estus più 8, immagino. Adesso la domanda è dove vogliamo andare esattamente. A di là mi era sembrato di vedere una scala, però forse è stata soltanto una mia impressione. E devo essere sincero, adesso sono molto più tranquillo, anche se probabilmente ci metterò un po' di tempo a capire quanto tempo in realtà ho per continuare. Perché letteralmente da 45 minuti che sto registrando, ragazzi. E chissà se sarò arrivato già a 20 o qualcosa del genere, considerando quante volte sono morto. Fantastico, abbiamo... Ah! Ah, fantastico, sì, la wombo combo del braciere sniper più il gargoyle su un ponte così. Non so perché, ma ho come l'impressione che le fiaschette che ciò non siano sufficientemente potenti per i miei HP attuali. Non so, potrei sbagliarmi facilmente, però non so, questa impressione. Ok, quindi devo correre, devo anche schivare. Per qualche motivo gli FPS in questa zona non sono proprio puliti. Freccia pesante dell'ammazza demoni. Ok. Ho avuto un buon timing qui. Però ho un'ultima volta, giusto per... Ok. Va bene. Immagino che debba uccidervi. Esatto. Oh, siete la versione bianca di quei disgraziati. Oh, è come se vi uccido. Au. Va bene. Ah, queste zone sono difficili tutto di colpo. Wow, che bella arma che c'hai. Ok, però fortunatamente questi cosi non sono così tremendi. Sono anzi abbastanza clementi. Non volevo fare il gioco di parole. Oh! Ho come l'impressione che qui abbiamo a che fare con un boss molto cattivo. Allora, c'è un motivo per il quale... O comunque... Sì, c'è un motivo. Per uccidere questi tizi. Fudge. Au. Ok.
Ok, meglio cominciare a correre perché ho come l'impressione di aver... Oh, aspettate, qui c'è il falò, tra parentesi, cioè, non il falò, volevo dire, braciere. Questo è un braciere, c'è una bella differenza tra falò e braciere. Fudge. Leva un attimo il target, please, grazie. Wow. Really? Stai buono. Ai, non mi punzecchiare, grazie. State a guardare voi. Buono. Ok, questo è per quei colpi che mi avete dato. A te e a te. No. Avanti. Non la posso nemmeno rompere sto coso. Ok, di certo vogliamo prima affrontare qualsiasi boss ci sia dietro questa nebbia. Quella cassa l'ho vista, però mi chiedo se è un mimic. Guarda qua. Guarda che spesso è spuntato. Certo, un sacco di anime, perché ovviamente fuori di ammazzare babbei si sono accumulate. No, lì ci sono altre casse. Oh no, oh no. Divertente come camminano però. Più che altro provano a correre però. Sembrano dei pinguini. Guarda, guarda, guarda. Ah. Qualcosa di divertente dopo quella sofferenza immensa che era la prigione. Questi sono molto più stupidi dei loro compagni. E quello è un mimic. Monete arrugginite, monete arrugginite. Va bene. Qua. Non siete nemmeno la catena, quindi siccome non sono stupido. O più o meno. Ok. Non c'è nulla. Una brace, tutto qui. Allora, invece questo dovrebbe essere un mimic. Esatto. E per qualche motivo mi ha lisciato, però mi sta bene. Questo non so che cosa sia esattamente, quindi scudo della gloria. Ah. Un altro mimic, ma... Va bene. Ma che senso ha? Beh, vabbè, comunque. Abbiamo 60.000 anime, sono tante, lo so, però tornare al falò per riattivare tutti sti cosi, non so fino a che punto sia una buona idea. Che brutta idea. Jorm il gigante. Oh, sto cercando di farti una foto. Wow. Non si fa assolutamente nulla. Ah. Perché non si fa nulla? Ok, so che non state riuscendo a vedere bene bene. Ma nemmeno io. Au, mamma mia. Stai buono un attimo. Ma... Questa è una battaglia di santa pazienza qui? Un attimo, please. Provare a risparmiare un pochettino di fiaschette, ma... Ok. Oh no, oh no. Niente più risparmio qua. Poi non dovrebbe essere troppo difficile schivarlo, è che l'arma è lenta. No. No, ma... A questo punto mi viene un dubbio, c'è qualcosa che non va? Cos'è questo oggetto che tieni qua? Signore delle tempeste, non so cosa sia.
Intanto l'ho preso. Pensavo fosse magari qualche oggetto, che ne so, tipo... Ah, devi prenderlo per ucciderlo, non lo so. Facciamo un attacco alla volta. Cioè, ma porcaccia la miseria, se è tosto. Voglio allontanare. Oh, via, 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 via. Va bene. Cioè, ha l'urlo talmente potente che mi fa volare via. Ok, qui avrei voluto avere la mia spadina, perché voglio velocità. Allora, cerchiamo di fare un cambio di equipaggiamento molto veloce. Allora, dobbiamo cercare di baitarlo da questo lato. E caspita, eccola. Ok. Non è una buonissima idea, però attacco molto più veloce. Pff, non ti fa niente. Ok, ho come l'impressione che non sia stata una buona idea. Discutibile, discutibile, discutibile. No, è una pessima idea. Sì, un colpo lo prendo, ok, via. Per il mio errore stupido. Poi non è così difficile schivarlo, è solo che ci vuole un sacco di pazienza. Cosa che un pochettino se n'è andata dopo quella prigione schifosa. Oh, mamma mia. No, non voglio rischiare con una fresca. Cioè, la uso una. Ma prima o poi cadrà, no? Dovrà cadere prima o poi. Si farà colpire da qualche parte dove posso fargli davvero male. Le mezze. Oh. No, ok. Ok. Oh, mamma mia. Questa non sarà per niente facile come cosa. Fammi capire intanto che cos'era quell'aggeggio che ho trovato. Signore delle tempeste. Era un'arma, no? Sì. Sarebbe? Cos'è? È una spada. Ok. Vabbè ragazzi, dovremmo riaffrontarlo. Anche se ho come l'impressione che debba stare molto più attento, quindi andrò molto concentrato. Purtroppo immagino anche che siano respawnati tutti i mob. Sì, esatto. Oh, parte forse quelli del braciere. Che non mi dispiace affatto, quindi... No, invece ci sono. Oh, stavo scherzando. No. Brutta cosa, brutta cosa, brutta cosa. Recupera, recupera. Ok. Mamma mia, è impazzito. Prova a dire che caschi come si deve. No, non se ne parla. No. Sto colpetto così non lo dovevi dare. È stato un po' cattivo. Ok. Ok. È da 10 minuti che faccio sto fight. E ho come l'impressione che ci sia effettivamente qualche strategia. Cioè, è sicuro che qualcuno che guarderà questo episodio starà pensando: caspita, c'è questa strategia, non lo sa.
Però è davvero tosta, cioè. Ci provo un'ultima volta, ragazzi, onestamente. Perché già sto per raggiungere 1 ora e 20 di registrazione, pure il rotto improvviso che ovviamente mi blocca la frase. Però è un fight davvero tremendo. Spero di poterci riarrivare. Se non ci arrivo, pazienza, vuol dire che proverò la prossima volta. Ok, sapete che cosa c'è, ragazzi? Purtroppo ho fallito altri tentativi. Prego, signor da Tempesta, ma c'è qualcosa di particolare per quest'arma? Guarda come ammazza giganti. In grado di abbattere i giganti. Però è troppo scarsa rispetto all'arma che ho. Boh, proviamo. Chissà chi è questo amico a cui l'ha data questa, la seconda arma. A quanto pare ce n'erano due. Devo essere sincero, non ne ho la più pallida idea a questo punto. Perché ho fatto altri tentativi. Purtroppo sono stato anche disturbato nel frattempo. Perché purtroppo usare messaggi da queste parti non è una cosa che si fa per dire una semplicissima cosa. E quindi ho voluto a sto punto pensare, ok, proviamo a fare un altro tentativo. Che succede? Chi ha sta spada? Ce n'è due. Ok, non penso che ci sia qualcosa di particolare, no? No? Cosa? Sul serio? Wow! Cioè, ho provato la... che cos'è? L'attacco speciale? Il problema sarà a farla ricaricare, mo. Sì, domani. Che sta facendo esattamente? Forse rimane un po' caricata lo stesso. Aran! Carica ancora! Quindi ecco qual era il trucco. Per questo c'era un'arma messa lì. Au. Forse è già carica? No, non è ancora carica. Non gli faccio niente, ok. Please, carica! Forse devo rimanere totalmente. Ah, ecco. Ok, devo. Devo fare così, devo tenere premuto. Oh wow, ok. Cioè, letteralmente era così semplice. Certo, non avevo mai visto un boss che necessitava di usare l'abilità speciale di un'arma che si trova, vedete, sul suo trono. Certo, non è per niente facile. Lo stesso. No! Ok. Scine! L'ultimo colpo, ragazzi. Ok, eccolo. Oh, quest'arma è fighissima comunque. La voglio usare. Oh. Dai. Please save his soul.
Ok. Sono rimasto male perché volevo continuare a esplorare lì sotto. Però. Mi stai chiedendo. Ma com'è possibile che ha scoperto sta cosa? Beh. A sto punto ci sono andato per intuito. Perché. Pensandoci, quando. Quando mai. Un boss dà un'arma così, a gratis. Vabbè, che è successo qui? Prince Lothric is in your hands. Please save his soul. Tell him what he must be, Alor. Ok. Wow. Sì, quest'arma mi piace molto, caspita, è bellissima. Ma qua ci sono sempre quei babbei. Aspetta, voglio riprovare. Che ha perso il suo effetto, tutto di colpo. Forse funzionava soltanto sul gigante. Bello che mi stanno guardando, tipo, ma che sta facendo sto cretino? Wow! Che tristezza! Ma... Ok, sì, il principe, bla bla bla, ma come si ci arriva? Oh, che caspita! Nani? Stiamo scherzando, spero. Vabbè, principe, se sei tuo. Quando me lo volevano dire? No, non è... Ok, non è il principe. Ok, in qualche modo l'ho schivato. Cosa c'è scritto? Posizione. Catino presso la statua per... del cavaliere... decapitato. Oh, per fortuna un boss che prende danno normale, ma... La mia domanda è... Posso muovermi, intanto? Ok, sì, ho ripreso le fiaschette Estus dello scontro, ma... Non ero pronto. 109.000 anime, poi me le ridai tu, spero. Ai. Mamma mia. Non è troppo difficile da abbattere, il problema è che ha una spada molto... Lunga. Vorrei provare a prenderla alle spalle. Non ho capito che cosa ha provato a fare il mio personaggio in quel caso. Potevo bere probabilmente, meglio che scappi. Ok. Non so cosa sta facendo, però mi levo. Ora due spade. Ovviamente il mio personaggio si rifiuta di colpirla. E dai. Mamma mia, questo pattern di attacco. Cioè, attacca costantemente. Cioè, è tremenda. Beh, è una danzatrice. No! Oh no 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 no, via 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 via
Torno full vita per sicurezza, non so che cosa aspettarmi. Ok. Fortuna non spacca le colonne almeno. No, 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 no. Devo levare da qui. No, 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 no. Please, please, please. No, no, la candelabra qua mi ha bloccato. Ok, l'ho abbattuta. Ok, posso concludere questo episodio? Please, Rino. Ok. Vabbè, ragazzi. È stato un episodio mostruoso. Ho abbattuto uno dei boss probabilmente più sofisticati che abbia mai incontrato su Dark Souls. Non mi aspettavo effettivamente di dover utilizzare un'arma che non era la mia per abbatterlo. Però sono molto contento di esserci riuscito, ma soprattutto sono molto contento di essere sopravvissuto anche a quest'altro scontro che non mi aspettavo per niente. Cioè, letteralmente il gioco mi ha preso e ha detto: ok, fatti due boss così a caso. Uno stracomplicato perché ci ho messo tipo 40 minuti per arrivarci, ed effettivamente è passata un'ora e mezza letteralmente, più una danzatrice così a random che se la pensa e mi attacca. Quindi spero che comunque l'episodio vi sia piaciuto, e se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, un commento qui sotto ed iscrivervi al canale per altri video che arriveranno molto presto. E vi invito anche a condividere il canale con i vostri amici su Facebook, Twitter o dove preferite. Lo apprezzerei moltissimo per aiutarlo un po' a crescere. Molto bene, per il momento direi che Dexavian è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!